No, 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 loro. Però queste associazioni in genere fanno, sì. Le associazioni le fanno. Loro lo fanno, io no, io non. Come dicevo io ero piccinino, ho cominciato nelle fiere a tirare con il fucile, le prime volte, pum, la fotografia, poi la fotografia veniva in acciammano. Mi sono comprato un fucile ad aria compressa perché mi piace, non tiro i passeri, tiro a, c'è un bersaglio da 15 cm di metallo, i piombini stanno all'interno, non vanno in giro, non inquinano da nessuna parte, ed è bello. Mi piace. Allora ho detto, ma sì, proviamo anche con l'arco, perché ero capace con quello, sicuramente non è vero. Con questo sono un po' meno capace. La mia ciambella non è riuscita col botto. L'importante è provare. Si tratta di provare, non c'è. No, non è che io non prendo il bersaglio, faccio anche qualche cerchio. Non sono tutti i centri perfetti, ma una domanda. Non ci sono. Posso fare una domanda? Allora, ho visto che quando hai incoccato hai messo la freccia al di là dell'arco. Prima, quando l'hai preso, la freccia l'hai messa dall'altra parte. Però con l'altro arco, quello che ti sei fatto tu, quello che usano gli arcieri delle feste. No, aspetta, volevo sapere. Sì, sì, sì. Se quell'associazione lì segue le nuove ricerche che hanno fatto per scoprire come faceva nel Medioevo a tirare 10 frecce una dietro l'altra, che invece le tengono dalla parte opposta, cioè sì, tenendolo a destra le tengono a destra. Come facevano una volta per mangiare, perché allora era una necessità, perché il capriolo era là, fare pam 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 dietro l'altro, no? Capriolo, allora come facevano? Naturalmente prima bisogna fare largo, per fare largo, come dicevo, se ne fanno 5 perché te ne riesca uno buono, poi gli altri non è che li sono da buttare, però insomma si muovono male, allora si muovono un po' meno bene, ecco, diciamo così, riescono bene. Ma forse non sono stata sì, io ho visto sì, io ho visto prima mi speso, hai fatto questo movimento, hai messo di qua, invece adesso ho fatto degli studi per cui ne mettono tre e le mettono tutte in tensione e le lasciano andare una alla volta in sequenza, facendo come faceva Robin Hood, ad esempio, perché se devi prendere un animale che corre, ora che la rincocchi, non ce la fai. No, no, no. Allora, volevo sapere se loro usavano questo sistema. Allora, no, che no, l'ho visto no, in Instagram, sono rimasta scoperta. Allora, dove vado io in montagna? Siccome io non tiro il capriolo, c'è un capriolo che mi viene a trovare tutti i giorni. Non solo. Io ho provato a mettergli il panino, quello secco, il ciuffo di insalata che era un po' vecchia per me, l'ho messa lì. Ha imparato. Quando io mi sono dimenticato, nelle mie realtà la porta del bravo! Con la zampina andavo, io ho sentito un rumore, andavo a farlo, mi stanno rubando la macchina perché c'è il cancello di ferro, sento grattare, ho detto qualcuno sta facendo il tuo lavoro. Guardi Gioia, era quella ferro lì che stava grattando. Ho ancora i segni sul cancello, perché? Perché non è disturbato, viene a trovare, non è disturbato, anzi gli diamo da mangiare addirittura, quindi si vede. Se gli tira tre frecce non va. Ho dovuto cambiare la posizione dell'orto perché salta all'interno e mi mangia di cerro. Accendi la luce. Qui. Dietro al televisore. Non ha paura di 3,5 infatti ci stavo arrivando io quella.